Fermo, non respiri, fermo. Respiri. Non respiri, fermo. Respiri. Fermo, non respiri, fermo. Respiri. Mentre io faccio l'attack alla testa, il radiologo della clinica ha davanti a sé già l'attack al torace e ne parla con Silvia e Angelo. Dice che io, secondo lui, ho un sarcoma al polmone. Gli domandano cos'è e lui risponde un cancro al polmone e dice che secondo lui la mia situazione è incompatibile con qualsiasi tipo di cura. Oh, per fortuna il radiologo non ci ha indovinato. Mi operano 2 giorni dopo questa TAC e il mio amico medico, a cui chiedo di assistere all'operazione, poi mi dirà che il chirurgo, durante l'intervento, guardando in un vetrino un pezzetto che mi avevano appena asportato, aveva detto: mi gioco una palla che questo è un linfoma Hodgkin. 2 no, ma 1 sì. Il linfoma Hodgkin è un tumore al sistema linfatico, un tumore curabile. Poi un giorno a casa sfoglio un manuale che si chiama Enciclopedia Medica Garzanti e alla voce linfomi c'è scritto: i sintomi sono prurito, dimagramento, sudorazione. Una cosa però l'ho imparata da tutta questa vicenda. No, anzi, 2. La prima è che i medici sanno parlare, però non sanno ascoltare, e ora sono circondato da tutte le medicine inutili che ho preso nel corso di un anno. La seconda cosa che ho imparato è che la mattina, prima della colazione, fa bene bere un bicchiere d'acqua. Mi hanno detto che fa molto bene ai reni, mi sembra, o a qualcos'altro, insomma fa bene. Allora, per piacere, un latte macchiato e un cornetto, grazie. E anche un bicchiere d'acqua. Impossibile regia delle ipotesi.